Estratto da Acropolis, la grande epopea di Atene, di Valerio Massimo Manfredi. Capitolo VIII. La città imperiale. Come si viveva ad Atene nell'età di Pericle? Quali erano le competenze del consiglio, dell'assemblea, dei militari? Chi comandava e chi ubbidiva? Non è semplice per noi moderni capire quel tipo di società in cui il sistema democratico era stato portato, in un certo senso, alle sue estreme conseguenze. In sostanza il popolo aveva il controllo diretto di tutto quanto riguardava la vita della città, con le scelte di carattere economico, politico, diplomatico e militare. Certamente è difficile per noi immaginare uno Stato che non ha un governo né un capo del governo e nemmeno una magistratura e in cui i rappresentanti del popolo non sono eletti ma estratti a sorte. In realtà questa era la situazione degli ateniesi. L'organo sovrano era l'assemblea del popolo che si riuniva all'aperto sul colle della Pnice vicino all'Acropoli. Se accadeva un disastro o una calamità, se giungeva notizia di una disfatta militare, non c'era un governo che si appropriava della notizia, la discuteva in una riunione riservata e poi decideva cosa dire e cosa non dire alla popolazione come accade oggi anche nelle democrazie più avanzate. Gli araldi convocavano la riunione d'urgenza e i messaggeri parlavano davanti al popolo che immediatamente immediatamente dava inizio alla discussione. C'erano ovviamente dei questori che regolavano il dibattito, ma nulla di più. L'attività politica e di governo, come diremmo noi oggi, consisteva nel convincere i cittadini a votare una mozione o un'altra. In questo si vedeva la tempra dei leader, come Efialte o Pericle, o come erano stati in precedenza Aristide, Temistocle e Cimone. Questi uomini si alzavano, chiedevano la parola e poi cominciavano il loro discorso facendo uso di tutta la loro abilità oratoria, studiando certamente il portamento, l'impostazione della voce, l'aspetto esteriore, oggi si direbbe look, taglio dei capelli, abbigliamento, eccetera. Tutti elementi importantissimi per i greci e in particolare per gli ateniesi. Pericle, per esempio, era un uomo bellissimo, ma pare che avesse la testa un po' allungata all'indietro e per questo appariva sempre in pubblico con l'elmo Corinzio appoggiato sulla fronte, il che gli conferiva un'aria marziale e al tempo stesso nascondeva la sua imperfezione. In un tipo di dibattito di questo genere era poi difficile barare, perché non si poteva prevedere che cosa avrebbero detto gli avversari. Quali contromisure avrebbero adottato o quali elementi a sorpresa avrebbero giocato? I leader dovevano in pratica ogni giorno ottenere la fiducia della gente o comunque convincere l'Assemblea della bontà di una certa decisione o di un certo provvedimento. Il Consiglio dei Cinquecento deliberava, ma le sue delibere dovevano comunque passare il vaglio dell'Assemblea che poteva approvarle. Ma anche respingerle al mittente perché del tutto inaccettabili o perché fossero modificate. Il singolo cittadino poteva anche alzarsi a fare la sua proposta, ma doveva stare bene attento a quello che diceva, perché qualora avesse avanzato una proposta valorda o causato semplicemente una perdita di tempo all'Assemblea, poteva essere multato anche con grande severità. Questo probabilmente impediva che la gente non molto dotata o di poco conto avanzasse proposte peregrine o inceppasse in ogni caso i lavori dell'Assemblea. Quando una decisione era approvata a maggioranza, il cancelliere rediceva il decreto che sempre cominciava con la formula alla città e al popolo è parso giusto che la controindicazione più vistosa di tale sistema fu quella che allora come oggi viene chiamata demagogia, ossia una sorta di degenerazione della democrazia, la capacità da parte di alcuni individui particolarmente spregiudicati di infiammare gli animi facendo leva sull'irrazionale, trascinando l'assemblea ad approvare decisioni arrischiate o dannose per il bene pubblico. Lo Stato era presente nella vita quotidiana tramite commissari, sempre tratti a sorte, che controllavano pesi e misure, titoli delle monete, qualità del pane e degli alimenti. Tali commissari avevano anche autorità sui regolarmenti urbanistici come la nettezza urbana, l'ubicazione delle discariche dei rifiuti. Il rispetto da parte dei costruttori delle aree pubbliche e delle stradi, strade sulle quali non era consentito sporgersi nemmeno con, con i balconi. Lo Stato possedeva schiavi che utilizzava sia per i lavori di nettezza urbana sia per la rimozione dei cadaveri dalle strade nel caso di un decesso tra i poveri senza tetto che certamente non mancavano nella città o durante le epidemie. Ed era sempre il popolo ad amministrare la giustizia. Secondo la riforma di Efialte, ogni anno venivano sorteggiate 6.000 persone, 600 per ogni tribù, che avrebbero dovuto sedere a turno nei tribunali popolari della cosiddetta Eilea. I requisiti per poter partecipare al sorteggio erano aver compiuto 30 anni di età, possedere la cittadinanza e non avere debiti nei confronti dello Stato. Una volta sorteggiati, i membri delle, della Eliea giuravano di rispettare i decreti dell'Assemblea popolare e del Consiglio, di combattere chiunque volesse introdurre la tirannide o l'oligarchia, di giudicare con equità e di non lasciarsi corrompere da regali o donativi. Come si è detto, non c'era magistratura e quindi nemmeno azione legale d'ufficio né pubblico ministero o avvocati. Era il singolo cittadino che intentava l'azione legale alla controparte quando riteneva di essere stato vittima di un sopruso o di aver subito danno di qualunque genere, dal semplice furto fino ai reati più gravi. L'accusatore parlava per primo. Poi la parola passava all'accusato, ambedue due avevano a disposizione un tempo prefissato che veniva misurato con una clessidra. A volte l'accusato cercava di impietosire la giuria portando con sé moglie e figli, possibilmente in lacrime o scoppiando lui stesso in singhiozzi. Quasi tutti comunque si facevano scrivere il discorso di accusa o la ringa di difesa da un professionista detto logografo, letteralmente scrittore di discorsi che conosceva il modo di presentare le argomentazioni e costruire le frasi a effetto per impressionare i giurati. Di uno di questi professionisti, un forestiero residente di nome Lisia, ci è giunta una serie di discorsi di difesa di eccezionale interesse che ci offrono uno spaccato della vita ateniese del V secolo. Su uno di questi torneremo in seguito per gettare uno sguardo all'interno delle mura domestiche di una casa ateniese dell'epoca. Sia l'accusatore che l'accusato portavano i testimoni a carico o a discarico, sui quali gravava l'obbligo sacrosanto di dire la verità. Udite le arringhe e le testimonianze, la giuria votava a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, dopodiché pronunciava il verdetto, senza possibilità di appello. In ogni caso, la causa era conclusa in giornata. Nei casi più seri e gravi o di interesse pubblico poteva succedere che si procedesse con seduta plenaria di tutti e 6.000 i membri dell'Eliea, ma anche la seduta di una sola sezione comprendeva un tale numero di giurati che di per sé costituiva garanzia contro tentativi di corruzione. Si trattava indubbiamente di un sistema semplice e nel complesso efficiente, ma anche questo non immune da degenerazioni, come nel caso dei cosiddetti sicofanti. La parola è di etimologia incerta e indica la figura dell'accusatore di professione. Questo tipo di individuo era disprezzato da tutti, ma evidentemente la, profe la professione era redditizia. Serviva a chi, per esempio, voleva. A zoppare un avversario politico o mettere in difficoltà un concorrente in campo economico. L'accusatore professionista dietro l'autocompenso provvedeva a imbastire l'accusa, a trovare i testimoni e intentare la causa legale. Di certo rischiava, ma non più di tanto. La disponibilità di denaro probabilmente gli consentiva di procurarsi testimoni sufficientemente convincenti. A volte il psicofante. Intentava anche cause giustissime che non avrebbero avuto luogo se l'accusato non fosse stato una persona di un certo rilievo. Il suo avversario faceva in modo che in ogni caso egli non sfuggisse ad un'azione legale facendo usa, uso di un professionista dei tribunali che gli metteva i denti sul collo e non mollava la presa fino a che non aveva conseguito il suo scopo. Le pene da applicare non erano codificate in una giurisprudenza che non esisteva ma suggerita di volta in volta dall'accusatore che poteva chiedere risarcimenti pecuniari, ovvero e proprie punizioni, la cui entità era però di solito contenuta. Richieste assurde o crudeli avrebbero messo in cattiva luce il richiedente e irritato i giurati, cosa che era meglio evitare. Non esisteva nemmeno un corpo di polizia vero e proprio con compiti investigativi, ma solo con competenze di ordine pubblico e di esecuzione delle sentenze. Nei teatri e in occasione delle grandi feste religiose c'erano degli schiavi dello Stato che esercitavano la sorveglianza oppure dei mercenari sciti armati di arco. La loro pronuncia rozza della lingua attica era oggetto di battute e di scherzi di ogni genere, come ancora oggi può succedere nei confronti delle forze dell'ordine. Le cariche elettive erano relativamente poche e fra queste c'era la più importante, la strategia ossia, la carica di comandante delle grandi unità dell'esercito, della marina e della marina. I cittadini eleggevano uno stratego per ogni tribù, costituendo così uno Stato maggiore di dieci alti ufficiali che a loro volta eleggevano il comandante supremo. Pericle, per esempio, ricoprì questa carica per quasi vent'anni di seguito, grazie soprattutto al suo carisma personale e alla stima di cui godeva presso i cittadini, anche se poi. Venne fatto oggetto di attacchi feroci sia dalla satira dei poeti comici come Aristofane, sia dall'opposizione che cercò di colpirlo indirettamente tramite le persone a lui più vicine. La carriera di Pericle subì un'accelerazione subito dopo la morte di Efialte, che probabilmente pagò con la vita l'introduzione di riforme così avanzate. Il nuovo leader non solo non si lasciò intimidire dall'assassinio del suo predecessore, ma anzi proseguì con ancora maggiore determinazione, introducendo, come abbiamo visto, una diaria di due oboli per ogni componente delle giurie popolari, una di cinque oboli per i membri del Consiglio e una di quattro per gli arconti. Questo consentì di aprire la più prestigiosa delle magistrature cittadine, antico appannaggio dell'aristocrazia, prima agli zeugiti, ossia ai piccoli coltivatori, e poi addirittura ai teti, ossia ai braccianti nulla tenenti. Si trattava di provvedimenti del tutto inediti che davano attuazione concreta e integrale alla Costituzione democratica, consentendo di fatto a ogni cittadino ateniese, anche al più povero, di prendere parte alla gestione della politica e di far sentire la propria voce, anche nelle delibere più importanti. Per questo Pericle, commemorando i caduti del primo anno di guerra del grande conflitto peloponnesiaco, poté proclamare con orgoglio: Nelle cause pubbliche ognuno è prescelto per la stima che si è guadagnato, in base ai suoi meriti, non al suo partito. E chi è in grado di fare qualcosa di utile per la città non è ostacolato dalla povertà o dalla sua umile condizione sociale. Ma Pericle andò oltre, consapevole che l'ammissione delle classi più basse alla gestione del potere avrebbe potuto anche creare problemi, fuori favorì in ogni modo la promozione culturale del popolo, introducendo un sussidio di due oboli per i nullatenenti che volevano assistere alle rappresentazioni teatrali e che non potevano permettersi di pagare il prezzo del posto a sedere in gradinata, che era appunto di due oboli. Se consideriamo che quella cifra corrispondeva al salario giornaliero di un operaio o, come abbiamo visto, alla diaria di un giurato, e tenuto conto che con quel prezzo lo spettatore poteva assistere ad almeno 5 o 6 spettacoli dal mattino fino al tramonto, si potrebbe calcolare che l'ingresso al teatro costasse circa come un nostro biglietto per il cinema. Solo così si spiega l'enorme fama di cui godettero i grandi poeti tragici anche a livelli più bassi della popolazione. Evidentemente lo Stato considerava fondamentale per l'educazione civica della gente e per la sua formazione culturale il fatto che potesse assistere alle rappresentazioni teatrali. Al tempo stesso, l'accesso di migliaia e migliaia di cittadini ai dibattiti dell'Assemblea del Consiglio e dei Tribunali Popolari dell'Elièa costituiva per tutti scuola di grande oratoria politica, di dibattito, di grandi questioni di interesse comune, di discussione e di confronto. E un ruolo importante va riconosciuto soprattutto dopo la metà del V secolo anche alla commedia, la cui funzione di satira nei confronti dei grandi uomini politici e delle scelte che facevano compiere all'Assemblea rappresentava una garanzia formidabile di libertà, di espressione che forse non ebbe più l'eguale. Tutto si può dire contribuiva a formare la coscienza civica nell'Atene di Pericle, le grandi feste religiose. Per esempio, erano momenti di aggregazione oltre che di celebrazione. Con queste imponenti manifestazioni la cittadinanza rinnovava il proprio patto di alleanza con le divinità Poliadi, come Atena, la dea che quasi si identificava con la sua città. La sua statua gigantesca vigilava, armata di lancia dall'alto dell'Acropoli, la città e il porto che si estendeva ai suoi piedi e un'altra statua ancora più grande, anch'essa opera di Fidia, si ergeva all'interno del partenone. I fedeli che entravano per renderle omaggio passavano attraverso l'imponente colonnato dorico della facciata, sotto la grandiosa composizione iscritta nello spazio triangolare del timpano frontale, in cui erano raccontati i miti delle origini, e già mentre si avvicinavano al suo antepasso, santuario ne percepivano l'armonia assoluta le proporzioni auree che Ictino aveva imperniato sul bitacorico valore base di eh, radice quadrata di 5 poi, una volta avarcato il portico della facciata, si trovavano di fronte all'elegante snello portale ionico della cella e vedevano scorrere tutto intorno alla sua sommità il fregio che rappresentava la processione delle panatenee panate con i giovani a cavallo, le fanciulle che recavano il peplo in tessuto e ricamato dalle loro mani per essere regalato alla dea. I sacerdoti con il capo cinto dalle sacre bende, i fanciulli che cantavano inni di gioia, i magistrati e i semplici cittadini in un trionfo di colori e di forme armonicamente fusi in un ritmo maestoso e sereno. E quando varcava la soglia, appena aveva abituato gli occhi alla luce più bassa e raccolta dell'interno, l'Ateniese vedeva in fondo alla grande navata centrale baluginare l'oro delle vesti, dell'elmo crestato, dell'immenso scudo della dea. Vedeva la sua pelle d'avorio riflettere la luce ambrata delle lampade e se il sole penetrava con i suoi raggi dal grande lucerna lucernario del soffitto, il gigantesco simulacro si incendiava di bagliori accecanti che si riflettevano sulle colonne e sui muri della cella con un gioco di luci mutevoli e cangianti. Egli aveva fisicamente la sensazione che gli dei abitassero quella casa di marmo. A Fare la cornice a quel fantastico complesso, Pericle volle un monumentale colonnato d'ingresso, i propri lei, e ne affidò la creazione e la realizzazione a un architetto di nome Mnesicle, che quasi certamente lavorò gomito a gomito con Callicrate, uno dei due architetti del Partenone. Non era un compito semplice: il grande atrio doveva raccordare due aree del, del forte, dal forte dislivello: quella interna della spianata e quella esterna che dava occidente verso il fianco ripidamente di digradante della collina. Inoltre esisteva già in loco una struttura dell'età di Pisistrato, il Propilon, che in qualche modo bisognava rispettare. Egli creò allora una struttura raccordata con una gradinata verso l'esterno, ma con una navata centrale a coprire la rampa che doveva essere lasciata libera per far entrare le processioni con i carri, le portantine, i cavalieri realizzò una struttura straordinariamente armonica in cui i frontoni esterni e colonnate orizzontali che davano a est e a ovest erano di ordine dorico, mentre la rampa centrale era fiancheggiata da uno snello colonnato ionico che alleggeriva con meravigliosa eleganza la massiccia struttura dorica con colonne scanalate alte ciascuna più di 10 metri. La navata era poi coperta da gigantesche travi di marmo, ognuna della lunghezza di sei metri.